Allora andiamo in casa a Borgo Grecanico, mister Cormaci con noi se non sbaglio. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti voi. E allora mister, una vittoria importante contro un grande avversario, ma c'è stata anche un po' di tensione, mi è sembrato di capire. Sì, sì, diciamo che c'è stata una doppia espulsione, due giocatori a palla lontana, e poi c'è stato un po' di tensione, ma è stato tutto placato subito perché alla fine siamo società amiche e non è bello assistere a queste scene, quindi poi è finito tutto lì. Quindi insomma poi per fortuna tutto è rientrato, mister, una sì, vittoria che pesa tanto anche perché il San Michel, che è la prima inseguitrice, oggi ha pareggiato, per cui siamo davanti di fatto alla prima vera fuga di questa stagione, perché se non sbaglio adesso i punti di vantaggio sono 4. E non è un discorso di fuga perché tutte le partite sono difficili, oggi l'abbiamo un po' complicata noi perché oltre al palo preso nel primo tempo abbiamo sciupato anche un calcio di rigore, quindi poi siamo stati bravi a non perdere la testa e riuscire con Marino ad andare in vantaggio, però affrontavamo una squadra forte, lo sapevamo, quindi alla fine siamo contenti per i 3 punti che sono per noi fondamentali. Una domanda necessaria anche sul mercato, cosa serve per provare a mettere il punto esclamativo alla rosa che in questo momento sta dominando il campionato, domando se non dominando il campionato di prima categoria Girone D? Ma noi siamo consapevoli di avere un gruppo buono, oltre al nostro gruppo della prima squadra abbiamo anche un buon gruppo nella Juniores e anche negli allievi. Nei loro rispettivi campionati si stanno comportando bene, quindi già abbiamo dei ragazzi che ancora non sono stati convocati in prima squadra, poi ci stiamo guardando in giro per ritoccare il ritoccabile e vediamo, perché ora da lunedì si possono fare dei movimenti in entrata e anche in uscita, quindi valuteremo in questi 15 giorni che abbiamo. Sicuramente non andremo a prendere 5-6 giocatori che non ci servono, però se riusciamo a colmare qualche nostra pecca con giocatori che riteniamo ci possano dare una mano, va bene. Poi se no rimaniamo così e facciamo crescere qualche altro nostro ragazzo, perché onestamente ne abbiamo di giovani che ci possono dare una mano. Va bene mister, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a voi, buonasera.